Bianconeri, buon pomeriggio. Oggi facciamo una cosa più stupida del solito, nel senso che facciamo un video con il cartonato di Cristiano Ronaldo qui accanto a me. Cristiano Ronaldo, oggi è il suo compleanno, quindi era giusto fargli gli auguri. Lo abbiamo qui cartonato con noi. Mi sembra giusto scegliere come colonna sonora un brano di Tina Turner degli anni 80, un brano clamoroso, che si chiama Simply the Best, perché chiaramente Cristiano Ronaldo è Simply the Best. Guardatelo qui, tutto il suo splendore accanto a me. Vero Cristiano? Dite sì, dite sì. Allora, auguriamo buon compleanno a Cristiano Ronaldo, che compie 35 anni e 70 partite nella Juventus in un anno e mezzo, nemmeno 50 gol. Guarda caso, gli stessi gol che ha segnato in 2 anni alla Juventus un altro campione di cui oggi cade il compleanno, ovvero Carlitos Tevez, che compie 36 anni. Quindi il 5 febbraio è una data importante perché sono nati questi due immensi campioni e noi li vogliamo ringraziare. E è simply the best. Avete capito? Io consiglio a tutti di farsi un bel cartonato di Cristiano Ronaldo e metterselo dentro casa. Io ho seguito il consiglio di un amico mio che è malato come me su queste cose, l'amico Natalino, che voglio citare, perché io quando ho comprato il cartonato di Ronaldo me l'aveva detto lui, perché manco lo sapevo. Probabilmente nel prossimo video sarò cartonato pure io, e quindi, perché non si può mai sapere nella vita. Questo video idiota è solo per, ripeto, fare gli auguri a Cristiano Ronaldo nella speranza che ci trascini agli ennesimi trionfi, alle ennesime grandi vittorie e che tutto per la Juventus vada bene. Entriamo in un momento decisivo, i nostri nemici hanno già scatenato polemiche ridicoli attaccandosi sempre a un vecchio leitmotiv che sono i rigori. Per quello voglio dire, con esso è stato ignobile. Ma con esso sta bene, ripeto, in una serie, una fiction tipo I Soprani, film di mafia, perché solo, veramente solo quello, ho detto cose ignobili, scatenando un casino mediatico, ma noi abbiamo lui, che ripeto, lui è il nostro leader e come tale il buon Cristiano Ronaldo ci farà vincere di tutto e di più. Quindi non mollate fino alla fine, forza Juventus, sempre compatti. La prossima partita è partita importante sabato a Verona, dobbiamo dare la botta perché l'Inter giocherà a Milan e poi incontrerà la Lazio, quindi potrebbe essere il momento chiave. Sfruttiamo questo immenso campione che è in una condizione spettacolare e bisogna sfruttarlo, anche perché poi si avvicina la Champions, si riavvicina anche il rientro di Giorgio Chiellini, probabilmente pure l'esame di Tira, e poi dopo andiamo a vedere come finisce. Nonostante abbiamo un allenatore che, ripeto, io non lo critico per il gioco, per il non gioco, io lo critico per quello che dice e che continua a dire non meriterebbe di allenare la Juve. Sarri out, ma oggi lo voglio lasciare perdere perché è il compleanno di Cristiano Ronaldo e quindi come tale sto buono. Arrivederci a tutti cari amici e fino alla fine forza Juventus.